Una crisi globale e una recessione economica possono significare maggiore incertezza e volatilità nei mercati. Le oscillazioni selvagge possono sembrare preoccupanti, persino spaventose, ma le turbulenze creano anche delle opportunità. Questa tensione significa che dovresti stare lontano ed evitare i rischi? O dovresti saltarci dentro a pesce e cercare dei sontuosi guadagni? La risposta potrebbe non essere ovvia o facile da capire, e i modelli storici potrebbero non fornire una direzione chiara e o anche moltissimi indizi su ciò che potrebbe accadere in futuro. Lo si dice sempre, le performance passate, sia quelle buone che quelle cattive, non sono sempre una testimonianza di quello che accadrà nel futuro. Dal 1973 al 2009 gli Stati Uniti, l'economia più importante che esista al momento, ha subito 6 recessioni. Alcune sono durate meno di un anno, altre si sono estese anche per un decennio. Forse l'unica cosa che avevano in comune tutte queste recessioni era che alla fine si erano concluse. Allora, come puoi decidere cosa fare? Ciao a tutti e bentornati su Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto, nonché educatore finanziario AIEF ed autore del libro Da meno 35.000 a 0 in 18 mesi, libro del quale trovi qui sotto il link nel caso tu lo voglia acquistare. I forti cali dei prezzi delle azioni che si verificano durante una crisi o una recessione possono presentare buone opportunità di investimento. Alcune aziende potrebbero essere sottovalutate rispetto al loro valore reale. Altre possono avere un modello di business che magari le rende un po' più resilienti a una recessione economica. D'altra parte però potrebbero esserci ragioni che fanno fare una marcia indietro agli investitori. I mercati finanziari tendono ad essere ciclici, con schemi ripetuti di espansione, picco, recessione, contrazione e depressione. Ogni recessione finora è stata seguita da una ripresa, ma la ripresa non è sempre stata grande o non è sempre arrivata presto. Inoltre è da considerare che le aziende non si comportano tutte allo stesso modo nelle varie fasi del ciclo. Alcune potrebbero non riprendersi da una recessione e magari ci vorrebbero anni per farlo, altre potrebbero non riprendersi affatto. Se investi potresti riscontrare guadagni o anche perdite totali. Se non investi le perdite saranno fuori gioco, ma potresti perdere le prime fasi di una ripresa o l'inflazione potrebbe erodere il potere d'acquisto della tua liquidità nel tempo. Oggi voglio darti 3 spunti di riflessione per darti una maggiore possibilità di valutare cosa fare in base alla tua situazione personale, ricordandoti che questi non sono assolutamente consigli finanziari ed io non sono un consulente finanziario. Le decisioni di investimento sono altamente personali e dipendono molto dalla situazione di ognuno di noi. Ciò è particolarmente vero durante un'espansione economica o una recessione, perché è molto più evidente. Ad esempio, una persona più giovane, in buona salute, con un reddito costante e buone prospettive di carriera può essere più incline ad investire durante una crisi o una recessione rispetto a una persona anziana, o quasi, o qualcuno che naviga in cattive condizioni di salute e fa affidamento su risparmi limitati per le spese della vita quotidiana. La differenza fondamentale è l'orizzonte temporale. La persona più giovane può superare le fluttuazioni del mercato e guadagnare di più per compensare eventuali perdite, mentre la persona più anziana non può. Tali generalità potrebbero non essere valide però per tutti gli investitori in quelle situazioni. Una persona giovane può anche avere figli e scegliere di dare la priorità al risparmio per la propria situazione. La persona anziana può anche avere beni sostanziali e magari vuole creare ricchezza per la futura generazione, i nipoti o chi sarà per loro. In questi casi l'orizzonte temporale può essere capovolto. Inoltre alcuni investitori possono naturalmente avere una tolleranza a rischio maggiore rispetto ad altri e possono sentirsi più a loro agio nell'investire durante i periodi più turbolenti e volatili, indipendentemente dalla loro situazione personale, finanziaria e di salute. Se decidi di investire, che sia durante una crisi o una recessione o meno, ci sono modi per cercare di ridurre il rischio. La prima cosa da non fare è andare nel panico e vendere. Vendere a causa del panico si rileva quasi sempre la decisione sbagliata per eccellenza. Se possiedi azioni ben scelte, una recessione a un mercato ribassista non sono la fine del mondo. Il tuo portafoglio alla fine tornerà ai periodi precedenti e se veramente si rivelasse arrivare alla cosiddetta fine del mondo, lasciami dire che i tuoi investimenti dovrebbero essere l'ultimo dei tuoi pensieri o problemi. La cosa ideale, sempre che non siano presenti altre variabili, che magari non puoi sapere adesso, è semplicemente non fare niente, siediti e non pensarci.
non guardare il tuo portafoglio per un po'. Non bisogna cercare di essere più furbi del mercato, tanto il mercato è sempre quello più furbo ed è quello ad avere ragione. Fai altre attività rispetto al controllo del tuo portafoglio. Studia, leggi, esci con gli amici, porta il bimbo al parco giochi, porta il cane fuori, ma non guardare l'app del tuo broker. Ti rovini solo il fegato. Non è tanto quello che ti succede, quanto il modo in cui lo vai ad affrontare. Distaccarsi da ciò che accade intorno a te è il primo principio per investire con successo. La seconda cosa è non cercare il settore vincente nella recessione. Non ha molto senso per me fare acquisti a lungo termine sulla base delle aspettative di sovra-performance nel breve termine. Anche se riesci a farlo bene, cosa fai quando il ciclo passa alla fine successiva? Lo sai individuare per tempo? Avere il timing preciso? Quello che faccio io è possedere una combinazione di titoli di qualità che, come gruppo, forniranno buoni rendimenti nel lungo periodo. Mi rendo conto che molti analisti enfatizzano settori particolari per varie fasi di mercato. L'attenzione si concentra spesso su settori con dividendi elevati in determinati periodi, in azioni growth quando il mercato sembra esplodere, ma è inutile cercare il settore del periodo se si acquistano delle buone aziende che possono crescere, che sono sane, che vengono comprate ad un buon prezzo e che magari erogano un buon dividendo in costante aumento e crescita. Sembra un sogno, ma ti posso assicurare che ce ne sono tante in giro. Semplicemente a volte si cerca di fare troppo i fenomeni per impressionare se stessi e gli altri, cercando le nuove multibagger, come dice Peter Lynch. La terza riflessione è che bisogna comprare aziende buone che sono diventate economiche. In un mercato ribassista accompagnato da una recessione, la maggior parte delle azioni scende, e questo purtroppo lo abbiamo visto. La cosa da fare è riconoscere questa come un'opportunità. È sempre una buona idea, come dice Warren Buffett, acquistare aziende che hanno buoni fondamentali ogni volta che si trovano a un prezzo favorevole. È particolarmente anche una buona idea cercare tali società in recessione e in mercati ribassisti. Una volta Buffett disse durante un'intervista a Forbes nel 1974, pubblicata 2 mesi dopo quello che si rivelò essere uno dei peggiori mercati che gli Stati Uniti abbiano mai visto, assieme ovviamente alla crisi del 29 e quella del 2008, e disse questo: disegna un cerchio intorno alle attività che conosci e poi elimina quelle che non si qualificano sulla base del valore, della buona gestione e dell'esposizione limitata ai tempi difficili. Acquista un'azienda perché vuoi possederla, non perché vuoi che le azioni e i loro prezzi salgano. Ora è il momento di investire e di diventare ricchi. La recessione stagflazionistica del 1974 si è rivelata uno dei 2 periodi migliori della storia degli Stati Uniti d'America in cui si è investito. L'altro fu l'8 luglio del 1932, quando il Dow Jones Industrial Average raggiunse il minimo di chiusura di 41,22 nei giorni più bui della grande depressione deflazionistica. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Fammi sapere cosa ne pensi tu però nella sezione dei commenti qui sotto. Spero che il contenuto sia stato di tuo interesse e gradimento. Se così fosse, per favore lascia un commento o un bel pollice in su. Inoltre, se sei nuovo su questo canale, ti chiedo la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti, dirti arrivederci e a un prossimo video. Ciao, a presto.